Torna, dopo 2 anni di stop, la manifestazione Mostra Nazionale Presepi Artistici d'Italia, giunta alla 19ª edizione nel borgo di Massa Martana. L'inaugurazione verrà fatta il 24 di dicembre e l'esposizione durerà fino all'8 gennaio. Punta di diamante di questa iniziativa, che vedrà esposte 70 opere provenienti da artisti di tutta Italia, sarà il presepe di ghiaccio di Graziano Re, che rappresenterà l'adorazione dei magi del Perugino nel 500° anno dalla morte dell'artista. L'idea è stata mutuata dall'iniziativa fatta nel 2013 per l'elezione di Papa Francesco, quando venne ricordato il ghiacciaio perito Moreno che si sta consumando. L'opera verrà messa in mostra in un locale di 13 metri quadrati a meno 17 di temperatura, non un grado di meno perché si scioglierebbe il ghiaccio nelle parti più esili, né uno di più perché il ghiaccio diventerebbe color gesso e non del colore del cristallo, quindi trasparente, che si può ammirare appunto a meno 17 gradi. Allora, il piccolo borgo di Massa Martana diventa la capitale dei presepi italiani. Quali sono le novità di quest'anno? Di capitali in questi giorni ce ne sono molte, tutti si fregiano di questo titolo. Noi ci freggiamo del titolo di poter dire che la nostra è uno dei spettacoli più belli da vedere a Natale, la nostra mostra. Gli ingredienti del successo sono intanto un paese che già di per sé stesso è bellissimo, sembra un presepe. Poi noi non esponiamo solo presepi classici, ma esponiamo anche opere d'arte di grandi scultori, grandi ceramisti, i quali, quando sono ispirati dalla magia della notte di Natale, creano delle opere che sono affascinanti, che trasmettono emozione, che stupiscono per la loro originalità. L'altro punto di forza di questa mostra, che richiama visitatori da tutte le regioni d'Italia, 2/3 dei visitatori sono di fuori regione, è il presepe di ghiaccio. Presepe di ghiaccio che quest'anno sarà ispirato all'adorazione dei magi del Perugino. E non è, la nostra non è una sfruttare il momento, non è essere opportunisti, perché noi già nel 2010 dedicammo un presepe in cartapesta di dimensione naturale all'adorazione dei magi del Perugino, e quest'anno sarà magico, sarà meraviglioso il presepe di ghiaccio, sempre dedicato alla stessa opera. Sono la nostra mostra, essendo noi in un piccolo paese, noi dobbiamo fare di più, molto di più degli altri, delle altre mostre per attirare visitatori, e ci riusciamo con le originalità, le esclusive, l'arte che noi esponiamo.